Ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Tessiland Condivision, la rubrica fatta da voi e per voi. E quella di oggi, come promesso la scorsa puntata, sarà una puntata davvero molto ricca, perché parleremo di tante novità. Tanti cambiamenti che ci sono stati sul nostro sito, a cominciare dalle chat, a nomi di filati, a nuovi filati, in esclusiva solo per voi. Quindi iniziamo subito con la sigla. La prima novità su cui ci concentriamo quest'oggi è la nuova chat, che molte di voi hanno già avuto modo di testare. Una nuova chat davvero funzionale, intuitiva, rapida, attiva 24 ore su 24. Ma quando dico attiva? Dico proprio attiva. Ebbene sì, perché grazie ad un algoritmo studiato appositamente, e credetemi c'è stato un grande studio dietro, nel nostro servizio di assistenza è stato possibile stabilire quelle che sono le domande più comuni con le relative ovviamente risposte. Quindi andando sul nostro sito e cliccando su chatta con noi vi sarà possibile, a partire dai primi tre argomenti principali, diramarvi poi lungo le vostre richieste e quindi trovare una risposta alle vostre domande. Sarà possibile, grazie a un covisore, vedere sia dalla vostra parte, quindi da quella del cliente, che da quella dell'agente, quindi noi dell'assistenza, visualizzare prodotti, vederli nel dettaglio, approfondirli, aggiungerli al carrello. Insomma, ecco, riuscirete davvero da soli a trovare le risposte ai vostri problemi, a concludere l'ordine serenamente. Ovviamente questo accadrà 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da qualsiasi luogo, da qualsiasi dispositivo. Ma se la vostra richiesta non rientra tra le domande poste nell'algoritmo, ovviamente ci sarà sempre la possibilità di parlare con noi, soprattutto se avete una richiesta particolare, una problematica, un personal shopper. Ad un certo punto di qualsiasi percorso voi facciate, ci sarà sempre la possibilità di interfacciarvi con noi. E se non l'avete già provata, correte a farlo. E adesso veniamo ad un cambiamento che molte di voi hanno notato sul sito. Vale a dire al fatto che prima ci fossero alcuni filati con all'interno anche la parola Swan, che adesso sono stati semplicemente modificati solo nel nome con Thai. Tessiland ha deciso di soffermarsi, o meglio, ha deciso di mettere in risalto quelle che sono le qualità e le caratteristiche dei nostri filati, scritto proprio con la N maiuscola. Questo perché ormai ultimamente la parola Swan veniva associata a prodotti di importazione, cosa che invece ovviamente non riguarda i nostri filati. Quindi che cosa abbiamo deciso di fare? Di mantenere il nome Thai, perché comunque parliamo di un filato, o meglio di una lavorazione thailandese, ma con una lavorazione 100% italiana, quindi made in Italy, con una qualità sicuramente superiore, con una continuità nei colori, proprio perché realizzati nei nostri laboratori. E questo ovviamente ci consente di far sì che possiamo modificare i colori, inserire sempre quelli di tendenza, realizzare dei cordini proprio in base alle esigenze che voi stesse ci chiedete o che le sfilate o le stagioni richiedono, in modo tale insomma da poter accontentare quelli che sono i vostri gusti e ovviamente le tendenze moda. E poi oltretutto abbiamo detto basta alle buste. Ebbene sì, perché queste buste di plastica, oltre ad essere sicuramente anche molto nocive, non facilitavano la vostra lavorazione. Lo sappiamo bene, perché estrarre il filo correttamente non è mai stato molto semplice, perché magari c'era il rischio che potesse aggrovigliarsi all'interno, se non messo in piedi a cascata c'era il rischio di trovare dei nodi. Insomma, è sempre stato davvero molto complicato. Ebbene sì, abbiamo deciso di toglierle e di, come già sapete bene per i nostri filati, di porli tutti in rocca, in modo tale che la lavorazione possa essere davvero semplice, scorrevole, possa essere un piacere, quale dovrebbe essere quello di creare, quindi di scatenare la vostra fantasia e di dare spazio alla vostra passione. E parlando ovviamente del Made in Italy, non potevamo che non ricordarvi l'ultimo filato appena arrivato in casa Tessiland, vale a dire il Thai Slim Unito. Una valida alternativa sicuramente allo skinny, leggermente più spesso. Lo skinny è 1,5 mentre il Thai Slim Unito è 1,7 mm. Molto performante, con una rigidità davvero tale che potrete tranquillamente realizzare le vostre creazioni senza aver per forza bisogno di una rete oppure di un termoindurente.
niente. In tante varianti di colore che poi sicuramente nel corso del tempo verranno arricchite, made in Italy, come abbiamo detto prima, e quindi garanzia di continuità, di cura nel dettaglio e ovviamente della qualità made in Italy di Tessiland. Ma adesso soffermiamoci su una grande novità appena arrivata in casa Tessiland, il Duffy. Parliamo di un 100% cotone ecologico riciclato, che si presenta così: ingomitoli da 50 grammi per una lunghezza di 95 metri, sfumato, sicuramente poi avremo modo di analizzarlo nel dettaglio in Tessiland News. È davvero molto morbido e oltretutto ha, cosa che potrete vedere anche direttamente sull'etichetta, delle certificazioni davvero molto importanti, quali BSI, che è praticamente un'organizzazione non a scopo di lucro che promuove gli standard migliori nella coltivazione e nelle pratiche del cotone. Quindi è sicuramente una certificazione molto importante quella che ha il Duffy, ma ve n'è addirittura un'altra, vale a dire la JRS, che è riconosciuto come il più importante standard internazionale per la produzione sostenibile di indumenti e prodotti tessili realizzati con materiali di riciclo. Quindi è davvero uno di quei filati unici che sicuramente poi, grazie a queste 8 varianti di colore che vediamo qui, dal camelia all'avocado, pietra, ametista, grigio, grano, papaya e mirtillo, che insomma sicuramente riusciranno ad accontentare i gusti di tutti, e chissà che cosa riuscirete a realizzare con questo meraviglioso e nuovo Duffy. E insomma, ve l'avevo detto, questa puntata è stata davvero molto ricca, ricca di novità, ricca di cose belle, perché abbiamo bisogno di positività, abbiamo bisogno di aria nuova, di aria fresca, e Tessiland ci tiene a farlo. Vi ringrazio quindi nuovamente per averci seguito in questa nuova puntata di Tessiland Condivision, ma prima vi ricordo che tutti i prodotti che abbiamo visionato quest'oggi potete trovarli nel box informazioni oppure sulla posta qui in alto, che potete commentare ovviamente sotto il video. Se avete dei suggerimenti, se avete delle richieste, degli apprezzamenti, delle critiche, ciò che volete, scrivete, oppure condividete anche questo video se pensate che possa interessare anche ai vostri amici di Facebook. A proposito di Facebook, continuate a pubblicare i vostri progetti sulla nostra pagina Meglio di Maglia, e mi raccomando, ponete sempre le vostre descrizioni, quanti più dettagli possibile. La prossima volta vedremo proprio alcuni esempi che mi auguro possano esservi d'aiuto. Di seguirci anche su tutti gli altri canali social, vale a dire Instagram, Pinterest e TikTok, di iscrivervi ovviamente su YouTube e di attivare la campanella, perché non so se lo avete notato, ma vi stiamo tempestando di servizi, di curiosità, di consigli, di approfondimenti sui nostri prodotti. Insomma, cerchiamo di esserci, perché come sapete Tessiland c'è sempre. Vi ringrazio ancora, l'ho fatto prima, lo rifaccio adesso, perché vi do appuntamento alla prossima puntata di Tessiland Condivision, in cui scopriremo nuovamente insieme quali progetti sono stati selezionati e soprattutto chi avrà ottenuto più mi piace durante il mese di marzo. Chi sarà? Alla prossima puntata! Ciao!